Il Sud purtroppo sta vivendo un momento molto difficile. Questo divario tra Nord e Sud che c'è sempre stato non si è ridotto in questi anni e ce lo dice anche l'Europa in un recente rapporto in cui il Consiglio ci ha detto che la spesa sui fondi di sviluppo e coesione purtroppo non è avvenuta come doveva. Questo ci deve dare una spinta a spendere meglio. Sono le premesse della pentastellata Francesca Galizia. Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche fondi europei al centro del dibattito delle scorse ore a Giovinazzo, nel Barese, alla presenza della sottosegretaria al Sud e coesione territoriale Dalila Nesci. Obiettivo: utilizzare al meglio proprio la leva fornita da giovani e donne per il rilancio del Mezzogiorno. È importante che ogni amministrazione abbia dei riferimenti competenti e soprattutto nuove energie. Ci sono tantissime risorse che dall'Europa arrivano per far sviluppare i territori, quindi è davvero importante un riferimento dentro le amministrazioni comunali. Uno dei punti più importanti del mio programma è sicuramente valorizzare le prospettive offerte dal PNRR per cercare di far nuovamente fiorire l'industria qui a Giovinazzo, rivalorizzando la zona ZES, la zona ASI, e cercando di aiutare il turismo a riprendersi.